faccio fare figura, sto in bene. Però noi oggi siamo qui come ex VIP Bacino Emergenza Palermo per incontrare il prefetto, perché pensiamo che è la più grossa ente dello Stato qui presente nel territorio. Noi, il nostro bacino purtroppo vive da tanti anni un'emergenza sociale. Quest'anno era stato finanziato finalmente per 3 anni, però purtroppo è stato bocciato il secondo e il terzo anno al commissario dello Stato, levando un ulteriore 4 milioni di euro al nostro capitolo di bilancio. Questo cosa significa? Che oggi noi rischiamo a marzo di non avere il sussidio e quindi non poter campare le nostre famiglie, e in futuro non avere un progetto di lavoro. Noi siamo arrabbiati, disgustati, non ne possiamo più, perché comunque i governi precedenti sicuramente, invece di mettere a posto le cose, ci hanno portato ad oggi. E allora io penso che il problema sia a livello nazionale, quindi o risolvono le loro beghe fra di loro. Non credo che sia il problema che sia del governatore Crocetta, il problema l'hanno fatto i governi precedenti al governo Crocetta. Quindi che si diano una regolata insieme al commissario dello Stato Aronica, invece di ricevere le telefonate probabilmente per mettere in difficoltà Crocetta, che faccia passare le leggi per le povere persone. Ma ancora oggi la politica si prende a scherzare con noi ex PIP. Noi da 13 anni ancora continuiamo a soffrire e a metterci in questi capitoli di discorsi politici. Noi vogliamo, se il prefetto ci aiuta e tutte le autorità competenti, a superare questa situazione, perché dobbiamo campare le nostre famiglie. Io chiedo cortesemente che non venga più detta questa frase che ci siamo autoassunti, perché non abbiamo questo cervello da inventarci queste cose. Noi ci hanno assunto con una delibera regionale firmata da un dirigente di un ufficio regionale, da funzionari che dipendevano tutti dall'assessorato alla famiglia. Con lettere alle mani ci hanno chiamato e ci hanno fatto obbligato a firmare un contratto. Perché se non avessimo firmato eravamo fuori dal bacino. Questo perché noi siamo andati sempre avanti sotto minaccia. O firmi o fuori, o ritiri o fuori, se sbagli fuori. E dico che veramente adesso basta. Una regolata ci vuole anche in questo senso.